Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi parliamo di albero di Natale, ragazzi. No, sto scherzando, Hyper-P1 della GSI. Questa corona, ragazzi, è veramente fantastica. Corpo in alluminio pressofuso 60-61, trattato termicamente con magnesio e silicio, ragazzi, per conferire ovviamente resistenza, duttilità, resistenza alla corrosione e tantissime altre proprietà in più. La faceplate in fibre di carbonio spessa 5 mm, impugnature in silicone e una marea di pulsanti, rotary, eccetera. Quattro selettori, ragazzi, questi qua mi fanno impazzire veramente perché sono enormi, precisi e soprattutto conferiscono quella facilità di utilizzo. 12 pulsanti RGB, abbiamo 5 rotary cliccabili, 3 funky switch e la parte dietro, ragazzi, 6 paddle, questa versione qui. 30 cm di larghezza per 20 di altezza con una dashboard schermo 4,3 pollici touchscreen di altissima risoluzione e 20 LED sopra. 1,8 kg, ragazzi, nella versione 6 paddle, 1,620 per la versione 4 paddle. Questo volante è veramente eccezionale, enorme. E infatti la prima impressione che ho avuto prima di provarlo, mamma mia, andrò a guidare un camion oppure un barcone. In realtà, visto il peso molto equilibrato e il design, ne conferiscono comunque una guidabilità davvero molto piacevole. Ci ho messo 3 curve per abituarmi rispetto al mio F Pro e poi via tranquillamente. Quindi, ragazzi, cosa offre questo tipo di corona? Beh, a parte un design stratosferico, secondo il mio modesto parere, vi offre delle funzionalità molto interessanti. Ad esempio, 72 input configurabili, che non è poco, ragazzi. Con questa dite addio alle Matrix 64 LED e vi spiego perché. Siccome tutto questo si illumina praticamente, funge anche da segnalatore di bandiera. Cioè, c'è la bandiera gialla, si illumina tutto di giallo, c'è la bandiera blu, si illumina tutto di bandiera blu. La metà a destra e a sinistra riesce a farvi da segnalatore da radar, ok? Con la possibilità di gestire i gradienti, vi dà anche la possibilità di avere multicolore e, ad esempio, segnalarvi, ad esempio, quando è inserito il pit limiter, quindi vi lampeggia, è proprio figo, bellissimo. E questo tutto grazie al solito e fantastico SIMAB, ragazzi. Infatti, questo viene riconosciuto come nuova periferica di input USB e quindi potete gestire e fare quello che volete. Per tornare alla parte indietro, ragazzi, una cosa che mi ha affascinato sono le frizioni. Le frizioni che, onestamente, al tatto sembra che ci sia quasi un pistone, in realtà è un sistema a molla con ovviamente le calamite per dare fermezza sul ritorno, però questo feeling è veramente figo. Anche il feeling con il cambio è di altissimo livello e queste, ragazzi, sono fantastiche perché potete aggiungere delle funzionalità, ad esempio cambiare il profilo della mappatura della vostra centralina, per prendere un esempio. Insomma, ragazzi, questa è una corona davvero molto completa, che è veramente a livello visivo e a livello di tatto è veramente fantastico. Un prodotto di qualità eccezionale. Allora, Fabi, ma tutto bello, non hai qualcosa da segnalare? Sì, qualcosa da segnalare ce l'ho, ragazzi. Allora, prima di tutto è vero che il silicone è fighissimo, c'è un grip pazzesco, però ha la tendenza a sporcarsi, quasi come se fosse appiccicoso. Non lo è, però attira tanta polvere. Quindi questa è da segnalare. Un'altra cosa da segnalare è che il touchscreen non ha integrato il giroscopio, quindi se dovete utilizzare delle dash dove vi danno la possibilità di lasciare sempre dritto l'indicatore delle marce, giusto per capire, come il Bentley della Fanatec, che praticamente lo schermo rimane sempre dritto in posizione anche se girate, ecco, questo non lo potete fare. E un'altra cosa che, se devo segnalare, è il sistema di aggancio del cavo USB, questo qui, che effettivamente è praticamente non lo stacchi, però in caso di strappo, arrivederci cavo USB. Non ho altro da segnalare rispetto a eventualmente cose da migliorare. Rimane il fatto che questo Hyper-P1 della GSI è un prodotto spettacolare. Malgrado la sua dimensione, ragazzi, cioè è largo quanto me più o meno, vabbè, non esageriamo, rimane molto gradevole da utilizzare. A livello visivo è un qualcosa di eccezionale, troppo figo, veramente. Una cosa che però ci tengo a sottolineare è che è vero che è molto figo avere integrate le dashboard, ma come avevo notato con la CSX3 ed altre che ho provato, ad esempio la FX Pro Simmagic, il posizionamento di una dashboard a questo livello qui può risultare a volte non proprio pratico. Ok, non dico che non è utile o che non vanno messe, assolutamente, però rispetto alle posizioni che abbiamo, comunque è un motivo di distrazione o comunque di un'azione con gli occhi da fare per andare a guardare verso il basso, che distrae da quello che è la guida.
In realtà le dashboard dovrebbero essere quasi ad altezza occhio, in modo tale che lo spostamento dell'occhio verso il basso sia veramente minimo per evitare di perdere concentrazione. Ovviamente le dashboard non vanno osservate per 2 ore, sono alcuni secondi, e soprattutto si fanno in lunghi rettifighi, però a volte quando si ha la necessità di guardare e non si è per forza in posizioni di comodo in pista, il posizionamento qui non risulta tanto pratico. Questa è la mia modestissima opinione, però rimane il fatto che una dashboard è sempre figa averla. Quindi ragazzi, cosa manca da dire su questa fantastica corona? Il prezzo. Ragazzi, il prezzo in questa configurazione qui, che poi non vi ho detto, però questa è la configurazione di Dan Suzuki, in questa configurazione costa da carrello, senza IVA e senza niente, costa 1.870 euro, ok? Poi dovete mettere l'IVA, il trasporto e lo sdoganamento, si va oltre i 2.300 euro, ragazzi. Quindi questo per farvi capire insomma che livello siamo, sia di prezzo che di materiale. Cioè quasi quasi conviene comprarla usata, così lo sdoganamento è stato fatto, anche l'IVA. E a tal proposito ragazzi, questa è proprio questa qui, è in vendita, quindi se qualcuno di voi è interessato contattatemi in privato, così vi faccio e vi dico tutte le informazioni. Nel frattempo me la tengo e me la godo io finché posso. Quindi ragazzi, come dico sempre, ci vediamo alla prossima curva. No, quello è David che saluto, ciao David. Io dico sempre, se il video vi è piaciuto, pollice in su, ditemi che cosa ne pensate di questa fantastica corona nei commenti. Noi ci vediamo prestissimo, iscrivetevi al canale. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!